Ciao a tutti ragazzi, come va? Come sempre qui Agonista, benvenuti a un nuovo video di Pokémon GO e oggi come da titolo siamo in una challenge, visto che sono in vacanza non ho tempo di montare, reagire e fare tutti questi video, quindi voglio comunque tenere compagnia, porterò appunto dei video un po' più brevi e voglio proporvi una challenge e voglio che voi ne proponiate nei commenti, così che ogni tanto portiamo questo tipo di video bello tranquillo in cui ci confrontiamo nella community. In questo video challenge ho voluto affrontare i tre capi del Team Rocket, cioè Sierra, Arlo e Cliff, usando un team sotto i 1500 punti lotta e come clausola mi sono anche messo di usare un Pokémon che è stato utilizzato in un community day e un Pokémon che mi gasa come design. Ora rega andrò a presentarvi le squadre ogni volta che andiamo ad incontrare un membro del Team Rocket senza mostrare anche le mosse e tutto il resto perché tanto rega le vedrete nel combattimento e niente, spero possa essere utile anche per i giocatori nuovi che magari non sanno bene come affrontare questi opponent. Cominciamo con Sierra, rega, e per il team di Sierra andremo a incontrarla con Hitmonchan come leader, Swampert e Azumarill. Ovviamente Swampert è il Pokémon del Community Day, sarà uno Swampert ombra e Hitmonchan, come sapete, è un Pokémon che come design mi gasa un cifro. Andiamo subito a vedere com'è andata contro Sierra, rega. Eccoci qua ragazzi, siamo subito lanciati, entriamo con Hitmonchan. Siamo contro il suo Sneasel, ragazzi, che è veramente figo, soffre per 4, quindi è per quello anche cosa Hitmonchan, oltre che con Crash Pugno riusciva a caricare velocemente. Purtroppo Sneasel non ha una mossa veloce di tipo buio, quindi mi entrava in danno normale, faceva bei danni, dato che come sapete 1500 punti lotta, raga, i suoi stanno tipo a 7000-9000 di punti lotta. Ora ragazzi, entriamo con Idrocannone a manetta con questo Swampert ombra cattivissimo che non vedo l'ora di utilizzare anche nelle lotte Go. Purtroppo ora stiamo giocando la Coppa Remix, quindi sto un po' provando un po' di team così per giocarmela quando riesco a avere un po' di tempo. Ora qui switcho per tenermi indietro il mio bellissimo Swampert, entriamo con Azumarill. Qua ragazzi mi pare entriamo con uno scudo, comunque sia, come sapete, entrate con caricate veloci per fargli bruciare due scudi al computer che tanto usa subito su qualsiasi caricata gli scudi e poi entrate con le caricate moleste alla fine. Adesso vediamo se riusciamo a portarci subito a casa il match, perché tanto sono entrato con una squadra che ho detto secondo me questa qua ce la fa, entriamo e spacchiamo tutto, raga. Riusciamo a proteggere nuovamente Azumarill, entriamo a caricare e adesso sul prossimo Pokémon che entrerà andiamo a scaricare quello che deve entrare, ragazzi. Entriamo qui con Idropompa. Ciao Nino, potevamo anche entrare con la mossa di tipo folletto, se eravamo entrati con danno di tipo normale essendo veleno buio il suo Pokémon, ma ora entriamo con terremoto super efficace e ci portiamo a casa il match. Perfetto raga, il primo match è andato bene, il prossimo opponent ragazzi che andremo a sfidare per queste lotte sarà Arlo. Andiamo a presentare subito il team che sarà composto da Golbat come leader, Samestad e Machamp. Per questo team posso dire che tutti e tre i design dei Pokémon mi gasano un cifro. Machamp ovviamente è il Pokémon del Community Day, Samestad a me piace un botto e adesso che ci sarà anche Shiny nel gioco, cioè troppo una bomba, spero di trovarlo il prima possibile. Andiamo a vedere un po' come è andata contro Cliff. Eccoci qua, siamo contro Cliff ragazzi, entreremo subito con Golbat che metterà pressione e avendo una mossa veloce di tipo volante si porterà a casa velocemente il suo Seedot che non potrà fare molto. Ha paura qui di una caricata non so perché di tipo buio, anche se non penso che Seedot al momento poteva buttarne. Qui carica manetta veleno detti che come sapete ha 100% di possibilità di indebolire la difesa del mio opponent. Qui ovviamente lo scarico gratis perché tanto so che lui ha gli scudi pronti. Come vedete ho caricato ancora perché lui rimane fermo un po', quindi un altro consiglio è quello di mandare un po' di mosse veloci prima di rimandare subito la caricata. E ora entriamo un attimo con un attacco più consistente, dato che l'abbiamo indebolito di molto la difesa, ma come vedete non è che riusciamo a fare troppo perché lui, ragazzi, ricordo sempre, i nostri Pokémon sono a 1500 punti lotta, i suoi sono tipo a 9000 punti lotta. Quindi come vedete incassano tranquillamente le nostre caricate. Qui riescono a tirare un veleno denti per diminuire la difesa a questo Tyranitar che è entrato e adesso ragazzi abbiamo una vita abbastanza facile con Samestad, riusciamo a toglierli ancora con veleno denti altre difese. Ora con Samestad cerchiamo di entrare subito con la mossa veloce, con la mossa caricata di tipo terra, riusciamo ad entrare. Non penso basterà addirittura per buttarlo giù, anche se normalmente sarebbe dovuta bastare, ma come sapete appunto siamo a PL veramente bassissimi, riusciamo ad entrare con Machamp e mettiamo fine all'incontro.
Ok, Cliff è a terra, ora manca solo Arlo, andiamo subito a vedere la squadra con cui andremo a sfidare e poi come verrà gestita la situazione. E la squadra con cui andremo a sfidare è semplicemente formata da Graveler di Alola, ragazzi, fighissimo, a me piace un botto come design, cioè troppo stiloso. A me Golem non piace molto, ma Graveler come evoluzione intermedia mi gasa parecchio, anche di tipo canto, ma di Alola è fighissimo con le pietre incastonate. Talonflame, che è il nostro Pokémon del Community Day, che tra l'altro sarà shiny per questo match, e Stunfisk. Bene, andiamo subito a vedere Arlo come si comporta. Eccoci qua, Arlo, forse quello che aveva un po' il team migliore, a mio parere, in questo ultimo aggiornamento del Team Rocket. Venonat sicuramente non è un Pokémon che mi interessa troppo per il PvP, averci l'ombra. Qui, come vedete, scarichiamo tranquillamente gli attacchi come se fossero tranquilli, sappiamo che il computer userà i due scudi. Entriamo qui sperando di non dover utilizzare lo scudo, ma purtroppo Venonat riesce a lanciarci una caricata. Giustamente scudiamo anche noi perché normalmente il computer non riesce a mandare più di tante caricate. Qui lanciamo un altro frano, ovviamente sempre in tranquillità lui usa lo scudo, e ora entriamo con Terremoto, che qua tipo nella mia testa era adesso va capo! Ma capo sicuri, mi ero dimenticato che lui, ragazzi, ha i PL che schizzano alle stelle e quindi non è andato capo. Qui decido di utilizzare ovviamente uno scudo perché ho uno Stunfisk bello carico di energie. Vediamo che cosa entra. Entra un Scizor, quindi elettrocoleottero potrebbe essere un problema perché comunque sia noi abbiamo Talonflame ma non abbiamo più scudi e magari una sua caricata può portarci quasi giù il Pokémon. Riusciamo a entrare con Nitrocarica che dovrebbe mettere fine al match, e infatti mette fine al match. Bene ragazzi, spero che questa challenge vi abbia gasato, se la fate anche voi fatemi sapere nei commenti con che Pokémon la portate a termine, oppure scrivetelo nel gruppo Telegram, oppure fatemelo sapere su Instagram, e se volete nuove challenge da proporre per tutti lasciate pure un commento. Ragazzi, ci vediamo con nuovi video, bella lì, continuate a mandarmi video per la Top Fight of the Week che ha infuocato ultimamente la mia casella di posta, e ovviamente dei set per le lotte se volete consigliare la vostra squadra. Yo!